Ben ritrovati all'Appetito Viene Leggendo. In questa puntata parliamo del premio Scritture di Lago, che è nato a Como ma unisce tutti i nostri laghi grazie alla letteratura. Un premio che prevede una sezione romanzi editi, vinto quest'anno da Marina Marazza, e poi racconti inediti, e un premio speciale per i traduttori. Siamo andati all'Unione Industriale di Verbania, dove si sono presentati i finalisti, e li abbiamo incontrati per voi. Questa iniziativa è nata dall'associazione Lario In, che crea questi eventi, e abbiamo creato un evento Scritture di Lago per valorizzare il territorio, i laghi prealpini e in generale i laghi, e una terza sezione sui traduttori che traducono da una lingua straniera all'italiano, che riguarda l'acqua, mari, fiumi. Ecco, l'acqua è il... diciamo che il leitmotiv di questo premio. In un periodo come questo di sostenibilità, il valore dell'acqua e il valore ovviamente del territorio è importante. Il premio letterario va a coniugare la narrativa lacustre all'economia di territorio. Chi legge un romanzo ritorna, e quindi c'è un indotto importante. È un premio originale e siamo contenti di averlo promosso. Ogni anno arrivano diversi racconti che vengono valutati da un comitato di lettura che sceglie i finalisti, e poi il vincitore viene designato da una giuria più ristretta di esperti. E quest'anno sono arrivati più di 100 racconti da quasi tutte le regioni italiane, dalla Svizzera, dalla Francia e persino un racconto dal Montenegro. E noi siamo stati molto contenti perché i laghi, insomma, piacciono. L'ambientazione richiesta è quella sui laghi prealpini. Abbiamo notato che con gli anni c'è una prevalenza del lago di Como, anche perché alcune persone avevano già partecipato in passato, poi sono venute a Como per la premiazione e sono rimasti incantati dalla bellezza di questa città. Come mai ha voluto raccontare la storia delle due mogli di Manzoni? Nel 150° dalla morte di Alessandro Manzoni mi sono resa conto che il Manzoni vero, il Manzoni uomo, non lo conoscevamo. Non lo conoscevo io, che pure l'avevo tanto studiato al liceo, all'università, l'avevo anche tanto letto per i fatti miei, perché a me Manzoni, alcune cose di Manzoni sono sempre molto piaciute. Per esempio la prima edizione dei Promessi Sposi, quel Ferme Lucia, che poi non è quella che è stata data alle stampe e che noi andiamo a leggerci a scuola. E allora mi sono resa conto che chi meglio di una moglie può raccontare l'uomo con cui, come nel caso delle due mogli di Manzoni, si è passato un quarto di secolo. Perché la prima moglie, Enrichetta Blondel, ha passato 25 anni con Alessandro Manzoni, la seconda moglie, Teresa Borri, vedova stampa, coniugata Manzoni, che è la voce narrante del mio romanzo, ha passato altri 25 anni con Alessandro Manzoni. Quindi chi meglio delle sue due mogli potevano restituirci il Manzoni nella sua natura di figlio, di marito e di padre. Tra l'altro Teresa Stampa è legata al Lago Maggiore. Teresa è legatissima al Lago Maggiore. Il suo primo marito, questo Decio Stampa, che lei sposa giovanissima e che purtroppo la lascia vedova quando ha 22 anni perché è affetto da questa malattia del secolo che era la tisi, era padrone di una bellissima villa che si trova a Lesa, questa villa Stampa, che si trova ancora a Lesa, adesso c'è sotto una banca, c'è sopra delle cose, e c'è ancora un museo manzoniano però sopra in una parte di questi appartamenti. E quindi quando Manzoni, che in qualche modo è rimasto coinvolto nelle cinque giornate di Milano, si rende conto che gli austriaci stanno tornando, noi milanesi siamo sempre orgogliosi, abbiamo mandato via gli austriaci con le cinque giornate, però poi per i tentennamenti dei Savoia gli austriaci sono tornati, Manzoni prudentemente, perché era un uomo molto prudente, si allontana e passa un paio d'anni di esilio volontario a Lesa, e quindi diventa quasi cittadino di Lesa. Nella chiesa di Lesa c'è ancora il suo banco in chiesa, perché lo vuole vedere, posizionato in una maniera molto particolare. È un banco che è praticamente in terza quarta fila, tutto spostato verso l'esterno, in prossimità dell'uscita laterale. Il classico banco di una persona che
è claustrofobica, comunque non ama gli assembramenti, la folla, e si tiene un po' da parte una via di fuga. Manzoni, uomo di lago, per Lesa, per Stresa, dove andava a trovare Rosmini, e Manzoni, uomo di lago, ovviamente per il lago di Lecco e il lago di Como, Manzoni, uomo di lago anche per la sua permanenza sul lago di Lugano quando era ancora in collegio da ragazzo. Più uomo di lago di così. Milano Grigio Ferro è il libro di Lorenzo Sartori, un giallo, menzione speciale al premio scritture di lago. Che Milano ci racconti e qual è il legame con i nostri laghi? Allora, è una Milano che ha tantissime sfumature di grigio, perché secondo me Milano è una città con tante contraddizioni, tanti contrasti e tante sfumature. E quindi ho voluto raccontare un pochino questa Milano un po' sotterranea, la Milano che proprio non si vede. E il legame è che l'indagine parte dal Lago d'Orta, è lì che il protagonista Andrea Basilio ha l'incarico per mettersi sulle tracce di una persona che è scomparsa, e quindi da là un po' a tutta la storia. Ecco, tu scrivi gialli, ma gialli che trattano anche temi di forte attualità, ad esempio quali sono gli argomenti che svisceri in questo romanzo? Ma allora, ci sono tante tematiche che vengono toccate. C'è una Milano che è sempre innanzitutto meno ospitale nei confronti di chi ci abita, e quindi delle persone che sono in qualche modo destinate a vivere un po' ai margini della città, e altre persone invece che si prendono gli spazi perché economicamente se lo possono permettere, perché Milano comunque per vivere in un certo modo deve avere i soldi. C'è in sottofondo il tema della pedofilia, e c'è la penetrazione della 'ndrangheta nel tessuto economico di questo paese, in particolare di Milano, che comunque è la città dove girano più soldi. Quindi forte attualità con un protagonista, direi due protagonisti molto forti. Ecco, brevemente chi sono? Andrea Basilio, ex ispettore di polizia, che fa l'investigatore privato ormai da qualche anno. E in un'indagine parallela ma destinata a incrociarsi c'è Viola Lombardo, che è una giovane e ambiziosa ispettrice di polizia che lavora alla mobile di Milano, che invece è sulle tracce di un presunto omicidio. Cos'è la casa dell'uva Fragola? L'uva Fragola è una casa che sta in un piccolo paese sulla 20 km da Ravenna, dal Lago Maggiore, ed è una casa che sta a Castello Cabiaglio, ed è una casa che negli anni mi ha raccontato tante storie, e da questo è nato il romanzo. Ecco, un romanzo che racconta tanto di lei e della sua famiglia anche. Racconta della mia famiglia, ma diciamo che la casa della Fragola è un punto di osservazione, direi quasi un filtro per vedere e raccontare attraverso di lei un pezzo di storia d'Italia importante che va dalla guerra di indipendenza fino all'inizio della seconda guerra mondiale, quindi con tutto quello che ci è passato dalla prima guerra mondiale, le morti, la sofferenza, la spagnola, il fascismo. Quindi è un punto di osservazione particolare da una famiglia e attraverso gli occhi delle persone che hanno vissuto in questa casa. Lunedì mi innamoro è una storia che affonda le sue radici negli anni Ottanta, un periodo molto particolare, ed è una storia soprattutto di amicizia, vero? Sì, vabbè, negli anni Ottanta avevo 20 anni e quindi ricordo quegli anni con grandissimo entusiasmo. Però di quegli anni ricordo soprattutto le amicizie, e una in particolare che sarà la grande protagonista di questo romanzo. Ho scritto e scoperto anche che l'amicizia oggi è un po' in crisi, e forse è in crisi perché l'utilizzo dei social, la comodità di mandarsi un WhatsApp, eccetera, ci fa fermare davanti allo schermo. Si manda un messaggio e la comunicazione finisce lì. Un tempo invece era molto più logico vedersi, incontrarsi, abbracciarsi, fare una camminata insieme, una corsetta, e quindi delle esperienze fisiche. Credo che questa sia la differenza che un po' mi manca. Qui c'è una storia che parte un po' come un giallo, no? Sì. Perché c'è un mistero, due amici, uno dei due muore e c'è una ragazza, insomma, cosa possiamo dire senza rivelare? La storia nasce da una richiesta di amicizia su Facebook che arriva a un cinquantenne, giornalista. Con sgomento, naturalmente, lui scopre che la foto e il nome si riferiscono al suo migliore amico dei 20 anni, che era morto a 25 anni per eroina. Lui è anche andato sulla sua tomba, e a questo punto parte l'enigma, cioè chi mi cerca con il suo nome? Perché se lo fa?
È vero che io giornalista faccio delle inchieste anche pestando i piedi a qualcuno, quindi magari potrebbe esserci dietro qualcosa di losco. O non sarà mica addirittura lui che non è mai morto. Carolina Crespi con la banda Felice ci porta ai tempi della Resistenza con un'ambientazione sul nostro territorio. Sì, la banda Felice è la storia di Margherita, che è una ragazza che ricostruisce la storia della sua famiglia attraverso i documenti che ritrova. Tra questi documenti c'è anche il giornale di un professore, che è il figlio di un partigiano sopravvissuto a un eccidio. E la storia si svolge tutta nei luoghi, diciamo, fra Busto Arsizio e la Val Grande, quindi tutta la parte che va lungo il Toce, diciamo, lungo una delle, anzi entrambe le sponde del Toce, perché poi Domenico, questo personaggio, vivrà in entrambi i luoghi. E alla fine in realtà si tratta di una ricerca di una ricostruzione della memoria individuale e collettiva, sia di un territorio che di una famiglia, quindi più del suo personaggio. Il premio Scritture di Lago valorizza giustamente il lavoro del traduttore editoriale. Lei ha vinto l'anno scorso questo premio, cosa ha tradotto? L'anno scorso l'ho vinto con La spiaggia di Megan Goldin di Einaudi Stile Libero. Ecco, da quale lingue traduce? Io traduco fondamentalmente dall'inglese, ho fatto qualcosa dal francese, pochissimo dal tedesco, ma la mia lingua di lavoro fondamentalmente è l'inglese. Qual è la principale difficoltà che incontra traducendo un nuovo testo che le viene proposto? Possono essere tantissime, non lo so, una delle difficoltà principali è forse quella di rendere un testo che suoni naturale anche in traduzione, cioè il bello e il brutto è che le lingue sono diverse tra loro, quindi non sempre si può tradurre tutto, certe forme idiomatiche, certi, che ne so, anche giochi di parole ogni tanto, molte volte non si riesce a tradurli perché verrebbe una cosa innaturale in italiano. Io ho tradotto il libro Noi tre di Johanna Edman, che è una scrittrice svedese di circa 30 anni, che ha raccontato praticamente, diciamo, è un romanzo un po' di formazione. Io penso che abbia messo molto anche di se stessa, perché racconta la storia di questi tre ragazzi che si incontrano all'università e intrecciano delle relazioni d'amicizia e d'amore tra loro tre, è un triangolo amoroso praticamente, che poi si protrae negli anni e poi dopo i protagonisti si perdono di vista e si rincontrano 20 anni dopo circa. E sono cresciuti, hanno le loro frustrazioni, hanno i loro sogni infranti, eccetera. Quindi è un romanzo in cui mi sono immedesimata perché mi ha fatto rivivere i 20 anni praticamente, quindi è stato bello tradurlo. E anche per questo appuntamento è tutto, grazie per averci seguiti e buona lettura, ci vediamo alla prossima!